che è bello, sì, dal punto di vista anche se i numeri non sono eclatanti, ma la qualità e la collocazione nell'ambito della criminalità organizzata sono di primo piano, anzi di primissimo piano, e anche l'importanza stessa, diciamo, dell'arresto. Cioè dire, stiamo parlando della cosca di Tegano, che a seguito di un'ulteriore attività investigativa proseguita dopo l'arresto del capo clan, abbiamo arrestato altri soggetti a lui sodale per un evento di estorsione estremamente grave, importante comunque averlo scoperto, ma grave perché riguardava una ditta che lavorava per la Trenitalia. Quindi, sì, Trenitalia. È estremamente significativo, diciamo, il ruolo di questo clan nella nostra provincia, perché ne dimostra non solo la penetrazione nel tessuto criminale della nostra città, ma ne dimostra anche la pericolosità nell'ambito dell'attività che svolge principalmente quella dell'attività estorsiva nel sistema economico che è il regino. Quindi l'aver scoperto e l'aver arrestato tutti i componenti è un'operazione molto molto importante e significativa, al di là del numero, perché il numero non è elevato come arresti, ma è elevato, diciamo, come contenuti. Quindi il contenuto di questa operazione penso che lascerà una traccia importante e sarà sicuramente anche l'avvio di un'ulteriore attività investigativa che speriamo nel proseguo
possa portare ad altri risultati. Adesso do la parola al Procuratore della Repubblica che vi illustrerà bene l'operazione. Grazie, grazie al Questore, complimenti, grazie a voi di essere qua anche abbastanza presto, per colpa mia che ho un altro impegno di ufficio ovviamente, e complimenti ancora una volta al funzionari e al personale della squadra mobile di Reggio Calabria. In realtà questo è il seguito dell'utilizzazione sul piano processuale di alcune delle risultanze acquisite durante la ricerca del latitante Giovanni Tegato. Ovviamente l'obiettivo numero uno era la cattura del latitante, voi lo sapete, con le relative, chiamiamole, polemiche. Però nel corso delle indagini viene raccolto tanto materiale, tanti spunti investigativi. In questo caso si è valorizzato ed acquisito un'attività di tipo estorsivo, significativo, perché prevedeva la consegna di una somma fra 20 e 25 mila euro mensili più o meno, da parte di una società che ha sede a Brugherio, vicino a Milano, che si chiama New Labor, la quale aveva vinto l'appalto dal 2008 in poi per le pulizie dei treni, lavori di manutenzione e pulizia dei treni presso la stazione, quindi un appalto di quelli banditi da Trenitalia. Dalle intercettazioni è risultata questa attività di estorsione, dalla particolare capacità, tante volte lodata e sempre mai abbastanza lodata, investigativa, operativa della squadra mobile, e si è acquisito il riscontro materiale, perché in ben due occasioni personaggi che oggi poi sono stati arrestati o sono stati poi trovati sottoposti a un controllo apparentemente casuale a breve distanza di tempo e di luogo dalla consegna della busta, e appunto è stata ritrovata la somma di denaro, quindi direi che non ci sono dubbi in proposito. Si delinea poi un quadro più vasto che risale nel tempo, e su questo sono state acquisite dalla procura, in particolare dal mio collega il dottore Lombardo, che è il PM che segue questo processo in collaborazione appunto con la squadra mobile, risultanze di procedimenti pregressi, da cui risulta nella buona sostanza che, al di là della vicenda New Labor, che ripeto ha vinto questo appalto nel 2008, quindi i fatti che riguardano la New Labor sono recenti o recentissimi, da queste altre attività processuali risalenti a partire dal 2002 in poi, ci sono anche dichiarazioni testimoniali, risulta che questa attività economica della pulizia e manutenzione dei treni, che non è una cosa da poco, perché credo che siano circa 200 operai impiegati nell'attività, e evidentemente è tanto redditizia da consentire il pagamento di una tangente di 20.000 euro al mese, dicevo, questa attività economica è stata in qualche modo condizionata dalle cosche mafiose nel tempo, e in particolare dalla cosca Tegano, tant'è vero che esponenti di questa cosca sono sempre stati dipendenti delle società che mano a mano nel corso degli anni si sono aggiudicate l'appalto, che come sapete in questi casi normalmente, anche se cambia la ditta che si aggiudica l'appalto, la manodopera rimane sempre la stessa, e questo appunto è successo in questo caso con personaggi legati alla cosca Tegano, o addirittura direttamente legati anche da vincoli di parentela, che rimanevano a lavorare tra molte virgolette, perché in realtà per esempio il personaggio principale di questa inchiesta è siciliano Giancarlo, che è stato arrestato come sapete insieme a Tegano, ma che è stato seguito per mesi dalla mobile. Dico, tra i suoi tanti pensieri l'ultimo era quello di andare a pulire i treni o a coordinare l'attività di coloro che i treni dovevano pulire.
aggiungo un'ultima cosa, quindi dirà ora il dottore Cortese anche gli arrestati, i fermati, perché per la verità è un provvedimento di fermo del PM che, quindi, di cui chiederemo la convalida e l'emissione di misura cautelare al GIP. Il fermo è motivato dal pericolo di fuga e anche dalla reiterazione delle condotte, perché dopo che sono stati arrestati Tegano Giovanni e Siciliano, che era colui che materialmente gestiva i contatti con questo imprenditore di Brugherio, e inseguendolo per così dire telefonicamente con messaggini di persona per avere pagato queste somme di denaro, nel giro di qualche settimana il suo posto è stato preso, sostituito da un'altra partita, in qualche modo che, come dire, il pagamento della tassa non venisse meno. Ed è inutile ricordare quanto c'è emblematico questa vicenda di quello che diciamo nei convegni quando ci sono o nelle altre conferenze stampa sul problema dell'estorsione, cioè il controllo del territorio, tutti numerosi appartenenti alla cosca in qualche modo impiegati in questa attività produttiva che ovviamente, siccome non lavorano, ne risente drammaticamente, e poi proprio il prelievo alla fonte mediante l'estorsione, che peraltro intanto è una somma significativa, 20.000 al mese non è una cosa da poco, e per altro verso riafferma ancora una volta il problema della presenza della cosca sul territorio, la scelta di chi mettere in cassa integrazione e chi no, al momento in cui qualcuno è arrestato come trattare, come fare in modo che continui comunque a ricevere in qualche modo somme di denaro, anche se naturalmente non può lavorare, posso che è arrestato, e così via. Dicevo un'ultima cosa, e lascio la parola al dottor Cortese. Risulta così dalle intercettazioni che Reggio non era l'unica privilegiata, per così dire, nel senso che la stessa ditta pagava somme che non sappiamo in questo momento quantificare anche per gli impianti di Bari e di Roma Vitale. Bari e Roma. Perché c'è periodicamente i colloqui fra l'imprenditore e i suoi familiari su come racimolare questo denaro, ovviamente in contanti, come preparare le buste, le sigle da mettere sulle buste per distinguere quelle destinate a Reggio Calabria da quelle destinate a Bari e quelle destinate a Roma. Su questo naturalmente abbiamo indagini in corso e vedremo gli sviluppi. Ma pagavano sempre ai dei rispettivi territori. La regola è il principio del territorio. Quindi... No, mi sembrava una cosa strana. Ci sarebbe preoccupato se c'era una confidenza pure su Bari, insomma. Poi il mio collega Laudati si sarebbe. Anche la Sacra Corona si sarebbe arrabbiata. Non è che è da escludere in via astratta, ma non è il nostro caso, perché poi c'è il delegato alla riscossione in altri processi, anche a Palermo abbiamo trovato che c'è un delegato alla riscossione che poi si preoccupa di ridividere le somme secondo i criteri opportuni, ma non è il nostro caso. Noi abbiamo la traccia dei pagamenti, o meglio della preparazione del denaro per i pagamenti del Io ringrazio il procuratore per i complimenti alla squadra mobile, ovviamente giro immediatamente a Diego Trotti e ai suoi uomini, che, alcuni dei quali sono in questa sala, che hanno lavorato veramente in maniera egregia su questo. La particolarità che mi preme sottolineare è la metodologia investigativa utilizzata, che non si è limitata alla cattura, sì che è implicita dell'abitante, ma è andata a fondo nel cercare con le fonti di prova delle intercettazioni di svelare quello che è il tessuto economico e delle relazioni sociali della Tosca Tegana. Infatti l'operazione di oggi è il risultato che, al di là della cattura del latitante, abbiamo fatto venire alla luce quello che sono gli interessi economici secondo me prioritari della Tosca Tegana. 20.000 euro al mese in due occasioni accertate, fisicamente trovate nella torrettura di questi arrestati di oggi, ma in due anni di indagine abbiamo documentato il passaggio di tangenti abbastanza cospicue, per cui già soltanto in due anni 20.000 euro al mese siamo riusciti a registrare nelle intercettazioni, per ben due volte siamo riusciti a fisicamente a fermarli e trovarli nella circostanza di tempo e di luogo compatibile con l'imprenditore che versava la tangente, nelle autovetture, nella disponibilità degli odierni fermati.
sono soggetti di primo piano, sono soggetti vicinissimi alla Cosca Tegano. Uno è Michele Crudo, che è il genero di Giovanni Tegano, da noi ritenuto il reggente della Cosca Tegano sicuramente all'indomani della cattura del suocero Giovanni Tegano. Un soggetto che si è mosso per conto della famiglia, si è mosso per conto di Giovanni Tegano, ed è la dimostrazione successiva alla cattura di Giovanni Tegano quando dal 27 aprile Michele Crudo si è mosso ancora di più per assicurare soprattutto che la continuità economica del versamento e la tangente non subisse nessun tipo di rallentamento dovuto alla cattura della Tegano. È un lavoro importante, un lavoro basato essenzialmente sulle intercettazioni, che ha fatto sì, che ci ha documentato come questa attività fosse sostanzialmente ancora in piedi fino a ieri mattina. Questo dà un messaggio importante sulla tempistica. Questa volta non andiamo a raccontare vicende di 2 anni fa o di 3 anni fa o di 4 anni fa, raccontiamo vicende di ieri. Penso che sia un segnale importante poter dire alla città di Reggio Calabria che ieri mattina si versavano tangenti e oggi siamo in grado di arrestarle e di dimostrarne le prove. Sull'operazione mi piace lasciare la parola al collega Diego Trotta, che ha diretto le attività investigative e questa mattina ha personalmente coordinato l'operazione di investigativa. Particolare è stato detto praticamente tutto. A me permetteva soltanto fare una riflessione proprio su quello che accennava sia il questore che il procuratore, e cioè il fatto che al di là della pressione estorsiva, cioè al di là di questo denaro quantificabile appunto in 25.000 euro al mese che veniva corrisposto alla Cosca Tegano, vi era un controllo della Cosca sulla New Labor e sulla cooperativa Caos, sulle assunzioni, sui licenziamenti, cioè una vera e propria forma di controllo sociale ed occupazionale che secondo me è anche più importante, più rilevante e più allarmante della dazione dei 25.000 euro, perché decidere chi si assume, chi si licenzia, significa da parte della Cosca esercitare un controllo sull'occupazione in una città come Reggio Calabria, dove insomma il problema dell'occupazione è un problema sentito. Quindi era un aspetto su cui volevo fare una riflessione assieme a voi, al di là poi diciamo del denaro che veniva appunto mensilmente corrisposto alla Cosca. Per il resto no. Avanti. Sì, se avete quantificato quanta gente erano riusciti a far assumere così in linea di massima, e poi mi incuriosisce capire che atteggiamento ha avuto l'estorto in qualche maniera, se c'è stata collaborazione, se non ce n'è stata. La quantificazione non c'è, perché ripeto è una cosa a formazione progressiva, quindi risale probabilmente, le prime tracce processuali sono del 2002, c'è una dichiarazione di uno dei responsabili della ditta che all'epoca aveva questo appalto, che dice: ma qua sono tutti delle varie cosche, cita anche altre cosche del G, quindi non è possibile quantificare. L'estorto fino a questo minuto non è stato, cioè fino all'esecuzione non è stato sentito. Ora ovviamente sono in corso le assunzioni sommarie informazioni da parte squadra mobile, del personale della squadra mobile, quindi non c'è una denuncia di base, diciamo. Questo no, voglio dire. Ci sono, no, a parte la battuta, ci sono, come ho detto prima, i fatti emergono dalle intercettazioni eseguite inizialmente e fondamentalmente per la cattura di Tegano. Nasce questo filone, si crea un procedimento autonomo e viene seguito come procedimento di indagine sul fenomeno di estorsione e di 416 bis, che sono i dati contestati ai fermati. Ci sono anche indagati, anche e soprattutto imprenditori tegini, visto che notare che di questo argomento si parla in un'informativa di Meta. Ci sono imprenditori tegini e si parla proprio della Cosca Tegano che assume questa società e del tentativo dei tegini di prendersi la parte. Il mio cervello funziona a compartimenti stagni, evidentemente. Se oggi stiamo parlando di un'indagine di polizia, abbiamo degli imprenditori storti, gli imprenditori regini di Meta, se ci sono elementi, eccetera, saranno oggetto della nostra attenzione in un altro momento. È chiaro che se stiamo parlando dell'operazione della squadra mobile di Reggio, di cui credevo
di avere illustrato chiaramente, non vedo cosa c'entrano presunti imprenditori Regini di Meta, mi scusi. Che importanza ha? Queste sono quisquilie, tutte le indagini sono giovani quando si riesce a fare poi provvedimenti, ringiovanisco. Il procuratore, questa ditta quindi è la ditta concessionaria del servizio in tutta Italia, perché l'Italia... No, Trenitalia ha un sistema complicatissimo, su basi compartimentali, credo. Quindi ah, no... sì, quindi questa ditta quindi noi posso... Bari... Roma. Per quello che risulta lavorava a Reggio, certamente nei termini abbiamo detto, deve avere delle attività a Bari e a Roma, che poi comprenda tutto Roma, onestamente non lo sappiamo, perché ci sono attività, come si dice, che si possono, che esigono attività scoperte, cioè di andare negli uffici eccetera, che saranno fatte. Forse guardando procuratore, a partire da le somme si capisce, può capire se Roma è completa una testa, forse guardando le somme che doveva pagare. Ovviamente vedremo che cosa c'è. Se esauriamo tutto oggi, domani regalo. Questi circa 200 che sono stati assunti per Reggio, vedi che lavorano a Reggio. Il consorzio si chiama Calos. Sì. E la società si chiama New Labor qua a Reggio Calabria. Come funziona questa cosa, dottore, le due società? Ah, che tipo di rapporto c'è? Il consorzio Calos è a Milano, si è delegato a Brugheri. Ed è un consorzio che mette insieme una serie di società. Tra cui la New Labor, che ha sede a Reggio Calabria, che quindi si è quella che ha vinto l'appalto qua. Praticamente le persone fisiche sono le stesse. Da chi? Da Tegano, no? No, New Labor è composta da Dino, questi imprenditori di origine pugliese e residente a Milano. L'unico imparentato direttamente con Tegano è Crudo. Michele Crudo è il genero di Giovanni Tegano. Gli altri non hanno legami di parentela. Due Polimeni sono fratelli di Carmine Polimeni, altro genero, sì. Già arrestato. Ah, sono quindi... Perfetto. Chiaro. No, no, no. Mi stai cercando che qualche scoccia come contenere. Aspetta, c'è il dentro. Buono. Dottore, questa operazione si chiama Agatos, vuol dire bello, buono, ma dietro il pagamento di 20-25 mila euro, che cosa c'è di buono? Ah, proprio io non lo so. Presumo che chi ha scelto questo nome ha guardato al risultato investigativo e non al fenomeno per cui si procede. A me sembra invece importante, al di là di questa riflessione un po' così, e sottolineare che abbiamo qui la prova provata del pagamento di somme estorsive, prova che deriva non solo dalle intercettazioni, che nel documento è il pagamento di 7-8 episodi diversi, una media 20-25 mila euro al mese, ma addirittura col riscontro in sede di controlli apparentemente casuali delle somme di denaro appena passate dall'imprenditore, che è un imprenditore non calabrese ma con sede a Milano, e invece esponenti della cosca tegana. Il fenomeno andava avanti sicuramente da molto tempo, noi l'abbiamo potuto documentare in questi ultimi 2 anni, da quando si sono entrate nel vivo le ricerche per la cattura del latitante tegano, arrestato pochi mesi fa, Tegano Giovanni, e in questo contesto sono emersi degli spunti su questa vicenda del inserimento parassitario, è proprio un classico della mafia, della Cosca Tegano in un'attività produttiva che è quella delle pulizie dei treni presso la stazione Reggio Calabria. Abbiamo documentato questi la squadra mobile con notevolissima professionalità, non è mai facile su strada seguire, intervenire e neanche creare sospetti su esponenti di rilievo di cosche mafiose, quindi abbiamo documentato questi pagamenti, più in generale è documentato una presenza della cosca Tegano nell'attività delle cooperative che nel tempo si sono succedute come vincitrici dell'appalto per la pulizia dei treni, con l'inserimento di loro uomini che spesso e volentieri ovviamente non lavoravano, ma comunque
presenza, era una presenza prevaricante e pesante anche rispetto a chi invece andava lì per lavorare. Ecco, un fatto isolato, un fatto isolato questo relativo a questa attività, ma un'operazione, quella di quest'oggi, che conferma l'ingerenza e la presenza dei clan dell''Ndrangheta e in particolare della Cosca Tegano nel settore delle esternalizzate, dei servizi esternalizzati. Al di là dei servizi esternalizzati è un esempio da manuale di inserimento parassitario delle cosche mafiose nell'economia pulita. Ecco, potrebbero esserci ulteriori sviluppi anche rispetto ad altre società? Ma guardi, in ogni indagine nasce da una precedente indagine in materia di mafia, naturalmente, e genera con la professionalità degli operatori e anche con un po' di fortuna altre indagini. Quindi noi oggi facciamo il punto dei risultati fin qui ottenuti, speriamo in tempi brevi di averne altri. In questo momento quello che noi abbiamo accertato e che ha giustificato un provvedimento di fermo al PM sia per il pericolo di fuga di appartenenti a pericolose cosche mafiose, sia per la capacità di, come dire, rigenerarsi della cosca, cioè delegato a questi contatti con questa impresa lombarda era siciliano Giancarlo. Siciliano Giancarlo è stato arrestato insieme a Tegano Giovanni, perché trovato insieme a lui. Nel giro di qualche settimana il rapporto con la cosca è stato ripristinato, c'è stato un altro designato, il regista dell'operazione era Crudo Michele, genero del Tegano Giovanni, che ha designato un altro degli accordi per gestire questo rapporto estorsivo. E questo parliamo sempre di fatti del 2010, non di 4-5 anni fa. Dottore, due flash sulle modalità. Il primo, come è avvenuto il primo approccio della Cosca con questa cooperativa e questa società? E poi il secondo, il pagamento fisico della tangente avveniva a Reggio o dove era la sede legale? Alla prima domanda non sappiamo rispondere, nel senso che, come dicevo, noi scopriamo il fenomeno nel corso delle intercettazioni per la cattura di Tegano, ed era un fenomeno già in atto, quindi non registriamo la nascita ma la prosecuzione. La seconda domanda invece, sì, c'è un primo pagamento a Reggio, ma a un certo momento, proprio per la pressione investigativa che la Cosca avvertiva, che poi ha avuto la sua espressione più evidente con l'arresto di Tegano Giovanni, c'è una sollecitazione dagli stessi mafiosi ad andare a riscuotere queste somme di denaro a Roma, ci sono pagamenti appunto a Roma e in un caso addirittura a Milano, perché pensavano di poter essere, diciamo, scoperti, di passare inosservati. Ovviamente la mobile è riuscita a seguirli in tutte queste fasi. Avete registrato episodi comunque di intimidazione ai danni di questa azienda proprio per convincerla a pagare? Ma guardi, di fronte a una cosca mafiosa l'intimidazione e direi in re ipsa, evidentemente. Se ci sono stati, siccome ha detto il suo collega, siccome noi non sappiamo come è cominciato questo rapporto, non sappiamo se all'inizio c'è stata una intimidazione spessa. A me sembra che, come ai tempi di Tangentopoli si parlava, no, di dazione ambientale, che veniva data il prezzo alla corruzione senza neanche essere quasi chiesta, purtroppo dobbiamo prendere atto che in queste realtà dominate da una forte presenza mafiosa come la Sicilia o la Calabria molto spesso non c'è neanche bisogno di intimidazione espressa, perché si sa che le cose devono andare così. Noi dobbiamo sperare che gli imprenditori si convincano che le cose possono e devono andare in un modo diverso. Ecco, in parte ha già risposto alla domanda che le volevo fare. L'atteggiamento dell'imprenditore o comunque degli imprenditori responsabili? Gli imprenditori fino a questo minuto non sono stati sentiti, perché c'era in corso un'attività coperta di intercettazione. Saranno sentiti a partire da oggi, vedremo cosa succede. Ma i Tegano controllano soltanto questo settore o ne controllano altri? Questo mi parrebbe ottimistico che fosse solo questo. Noi abbiamo accertato questo e mi sembra emblematico di una realtà purtroppo non esaltante, e però c'è il lato positivo che la Polizia di Stato e l'autorità giudiziaria riescono, direi con tempi anche brevissimi, perché ripeto stiamo parlando di fatti del 2010, a contrastare questi fenomeni mafiosi. Grazie a voi.